Il primo anno della nuova edizione è andato benissimo perché i pediatri di famiglia sono riusciti a frequentare con assiduità incredibile, quindi non tanto sulle lezioni frontali che sono un qualcosa per loro ormai provato, riprovato e conosciuto, ma sulle lezioni e le frequentazioni nei singoli reparti. Questo ha permesso di conoscere molti specialisti e di avere un contatto diretto con loro, che si traduce sicuramente in una possibilità di contatto telefonico per le emergenze o per le problematiche di tutti i giorni nella vita di ambulatoriale. Dall'altro lato, di vedere quelli che sono i casi che assistiamo. Gli aggiornamenti, oltre a essere obbligatori per legge, sono estremamente importanti per mantenersi efficaci nell'attività. Poi poter fare l'aggiornamento in una struttura che è centrale nel territorio in cui opero mi permette anche di conoscere personalmente i colleghi che poi seguiranno i miei pazienti. Noi pediatri funzioniamo come tutti gli altri medici un po' per quello che vediamo, le conoscenze si sviluppano sulla base di quello che vediamo, è fondamentale essere una corsia di un reparto come il nostro che vede una pediatria multispecialistica e che ha dei bambini con complessità sempre maggiore, bambini cronici che fino a qualche anno fa erano di difficile gestione per un pediatra di famiglia formato per le patologie acute, adesso in realtà deve assolutamente essere formato, abituato a riconoscere i problemi acuti, i problemi cronici, i problemi cronici dei bambini disabili, e loro sono veramente, ci mettono tutto l'impegno, e per me questo è un motivo di grosso orgoglio.